Ho mal di gola, ragazzi, che fa paura. Ma mi sa che Joel non sta meglio di me. Benvenuto tra le luci. Scusa, non sapevano chi fosse. Ellie. Sta bene, l'hanno rianimata. Siete arrivate fin qui. Come avete fatto? È merito suo. Ho lottato con un drago per arrivare. Forse era destino. La stronza di Marlin. Ho perso molti uomini venendo qui. Ho perso praticamente tutto. Ma poi spunti tu e li troviamo giusto in tempo per salvarla. Forse era davvero destino. Portami da Ellie. Non devi più preoccuparti di lei. Ci non devi più? Fammela vedere, per favore. Non puoi. È quasi pronta per l'intervento. Che vuoi dire? Quale intervento? I dottori mi hanno detto che il Cordyceps, il fungo che è dentro di lei, è come mutato. Per questo è immune. Una volta rimosso saranno in grado di usarlo per creare un vaccino. Un vaccino. Ma cresce su tutto il cervello? Già. Sì, tutto. Trova qualcun altro. Non c'è nessun altro. Senti, adesso tu mi porti da... Basta. Ti capisco. Ma qualsiasi cosa pensi di vivere adesso non è niente in confronto a ciò che ho passato. E chi se ne frega? La conosco da quando è nata. Ho quindi? Ho promesso a sua madre di occuparmi di lei. Non ti stai occupando di lei. Perché non si tratta di me. E nemmeno di lei. È che non c'è altra scelta. Che egoista. Già. Sì, continuo a ripeterti queste stronzate. Scortalo. Che faccia cattiva che c'ha quel soldato lì. Sparagli. Non sprecare questo dono. Alzati. Alzati, ho detto. Vai. Muoviti. Ho detto muoviti. Dammi una scusa. Da che parte? Sei gay. Pff. Battuta di merda. Comunque, vai Gio, tranquillo. Che cazzo fai? Cammina. Ho detto cazzo. Oh. Dov'è la sala operatoria? Senti, non ho tempo. Dov'è? Dov'è? All'ultimo piano, in fondo. Non poteva essere al piano terra, che palle. Addio soldato. Il contrabbandiere è qui. Il contrabbandiere, addirittura così mi chiamano. Potrei cominciare così, però no. Invece mi sa di sì. È l'unico modo per iniziare. Vediamo. Ne posso creare un'altra? Non ancora. Mamma mia, quest'alcol qua mi sta veramente mandando di fuori, eh. Fatevelo dire.
non posso fabbricare le bombe, niente, niente di quello che mi serve. Vai, dividetevi! C'è solo lui per ora? Sì. Già tre fuori. Sei colpi di fucile a pompa. Godolo. No, mi devi dare questo, zio. Non sono in una buona posizione. Cristo santo. Stai zitto. Stai zitto. Uomo a terra! Uomo a terra! Cerchiamo ancora. Due uomini a terra adesso. Mi raccomando, ragazzi. Obiettivo non morire. Però almeno a differenza di altri giochi, tipo, più ne muoiono, più ne compare. Qua, morti tutti, scompaiono. Quei due mi convincono poco poco. Potrei. Ok, l'unica bomba che avevo adesso. Tutto artigianale c'è da fare. Bene, bravo. Vieni qui. Buono, zitto e muto. Grazie che sei venuto qua, non dovevi. Mitraglia. Bello. Posso le fucile d'assalto subito. Mi sta per vedere, via. Cazzo, cazzo. Attenzione, c'è un altro corpo qui. Continuiamo a cercare. Da che parte vai allora? Qua? Ok. Hai firmato la tua condanna a morte, lo sai, vero? Muto, muto. Non mi avrai, non mi avrai. Non perderlo. Mi hai già perso. È andato! Andiamo a cercare! Oh.
Che eterno allotto, ragazzi. Mamma mia. Ma ci si fa, ci si fa. Tanto sti qui non sono professionisti, sono presi dalla strada, tranquilli. Che poi sembra di ammazzare sempre lo stesso soldato per davvero. Fuori un altro. Però devo ammettere che è divertente in culo così, eh. Guardami però la fucile a pompa. Ok, questo reparto, ovvero reparto psichiatria, tutti fuori. Avanti, il prossimo reparto. Non saprei da dove cominciare. Devo essere sincero, non so. Niente! No, amico, niente! Questa adesso sarebbe molto utile come pistola. Minchia, come siamo poveri. Ti sei allontanato, dai. Di qua non viene nessuno, vero? No. Oddio. Un altro morto! Cercate e basta. Guarda là fuori. In tre sono. Merda. Niente da questa parte! E anch'io! Ragazzi, questa è stata perfetta. In tre stavano venendo, in tre. In tre. E ce l'ho fatta ammazzare il quarto. Ok, sto tornando di qua. Dove cazzo vai? Oddio. Oh merda. E l'altro non si è accorto di niente. Bellissimo. Dov'era? O di qui o di qua? Mi sa che adesso mi coglie. Un altro morto! Cerchiamo ancora! Torna indietro, ti prego, zio. Bravo. Lui è qua. Ho mali estremi, estremi rimedio. Coprimi cosa? È sparito! Continua a cercare. C'è qualcuno.
Chi lo sa? Ecco, c'era qualcuno. Ragazzi, perfetto. Perfetto. Ma infatti sta andando troppo bene. Perché non possa mai succedere qualcosa. Oh, buono te, che fai? Ok, più di qualcuno se ne deve essere andato per forza. Proviamoci, proviamoci. Oh, hai sentito? Sì, che diavolo era? Non c'è niente. Beh, andiamo avanti. Fanculo. Ho veramente una paura tremenda di attraversare qui perché... sono disposti in una maniera molto stronza. Tu cosa stai controllando esattamente? Ok, tu stai lì, mi raccomando. Ma è scomodo. Giù. Aspetta che non ti punti più. Non ho sparato, non ho sparato, non ho sparato. Fatto bene, forse. Perfetto. Siete stati allertati? Bene, mi fa piacere. Maledetto quel faro lì. Qua c'è un altro faro. In questa camera c'è qualcosa? Dai, dimmi di sì, per favore. Io non sto più tranquillo. C'è un cazzo. Vabbè, dai, ma non scherzo. Insomma, in un ospedale, almeno un alcol. Niente. Dobbiamo arrangiarci. Va bene, non c'è problema. Integratori. Ok, a questo punto oscillazione arma. Tanto maestro di coltelleria per il clicker non serve più. Fammi raccattare il mattone, che prima non è servito veramente a niente. Che buono. Non manca sempre quello che voglio. As usual. Perché?
Perché non l'ha colto non lo so. Rimane un grosso mistero. Non lo vedo. Tu? Lui non c'è. Lo vedi? No. So che non mi vedi. È però un po' nell'arme, devo metterli, anche se però sinceramente mi piacerebbe anche coglierli. Se con questa arma miro la testa e non lo uccidi, c'è qualche problema, però. Non pensi? Perché qua morire, ragazzi, è un vento. Niente, te colpi, mandati a fanculo per niente. Non mi avrete. Fuori. Oh, era questo che volevo. È una vita che ci provo. Ok, forse devo essere solo un po' più vicino. Ci sta, eh. Cioè, come motivazione è valida. È andato. Affanculo. Esplosivo. Una sorpresa per me? Eh? No, sono proiettili, va bene. Va bene. Lo vedi? Non è qui, cazzo! Sei sicuro? Che non lo sia? E invece sono qui. È proprio qui che sono invece. Io sono ancora qua. Già. Dunque, ragazzi, non vi preoccupate. Con la calma si riesce a far tutto. Non fatevi prendere dalla fotta, dalla voglia di finire il gioco. Di tanto poco tempo, tanto devo fare questo, devo fare quello. Prendetevela con calma. Perché guardate, io sono la persona più rilassata di tutte. A volte. Ma se in questo caso davvero mi facessi mettere in soggezione da qualcosa, sarebbe la fine. Delle fini. Oh. Finalmente mi hai dato ascolto. Dov'è? Ok. L'avevo perso di vista. Dove sei? Alright. Sei rimasto solo, ciccio?
Dai che sei rimasto l'ultimo e potrei anche combatterti corpo a corpo, ma non lo faccio. Per una questione di dignità personale. Ed è ganzo il fatto che noi, io sulle magliette qua, ho il simbolo delle luci. Niente po' di meno che quello. Ma tanto tranquillo che piano piano a te ci arrivo. Oddio. Ma oddio, mi ha messo paura. Stavolta sì, devo ammetterlo. Vai, corri. Che fai, ti spaventi? Paura, spaventato, pio pio pio. Cheat. Ok, momento giusto. Vieni, vieni, ti chiamerò Matteo. Vieni, vieni. A posto. L'area dovrebbe momentaneamente essere pulita. E ragazzi, abbiamo fatto un gran lavoro, eh. A parte il fatto che dei proiettili potevi sicuramente darmi di più. Però del resto, it's been a very great job. Aspetta qua dentro, ultimo check up. Magari c'hanno l'esplosivo, non lo so. Adriano ci aveva ragione, ma purtroppo l'esplosivo è solo un quarto, cioè una minchia. Una voglia di esplosivo, quindi buona. Andiamo avanti. West Wing. Ala Ovest. Da questa parte, fate attenzione. Dai, grandi. Adesso mi sa che non è finita qui, eh. Che succede laggiù? Avete sentito? Lui è qua giù, al divano. Distrailo. È sparito. Già. Stairway B. Quello è il nostro obiettivo. Deve essere... È proprio là! Siete due, giusto? Sì. Beh, siete anche fattibili. Lo vedi? È andato. Già. Cerchiamo ancora. Andiamo. Non ti cacare addosso. Non mi piace. Lo vedi? Qui lui non c'è. No, era un'illusione, tranquillo. Niente. Sto diventando paranoico. Sono in tre. Cazzo. Bravi, andate di là. Andate di là, tranquilli. Hai qualche sorpresa per me, eh? Lo vedi? Quello non c'è. Grande. Ecco.
Grande. Su. Aspetta, giù non si può fare niente? No. Allora andiamo su. Bussate, bussate, tranquilli. Poi vi apro. Non in quel senso. Quanta gente c'è qui? Sicuramente più di qualcuno ci sarà. Questa è la sala operatoria. Esplosivo siamo a tre quarti. Abbiamo tutto. Registratore. Sono le 17:30 del 28 aprile. Ho appena parlato, anzi, litigato con il nostro primario di chirurgia. Sembra non si possa estirpare il parassita senza uccidere l'ospite. Marlene però non vuole che venga uccisa la bambina, però non gliene frega un cazzo, e questo è il problema. Per dire che dobbiamo ammazzare la ragazzina. Hanno chiesto Infatti lei ha detto: Joel, ti capisco, però non c'è nessun però. Cioè, la ragazzina va salvata. Non puoi. Cioè, che cos'è? In che mondo viviamo? Ok, rifabbricato. Vediamo cosa c'è qua dentro. Beh, dai, non ci si può lamentare. Questi sono al massimo. Integratori. Piastrina delle luci. A questo punto possiamo andare, perché non c'è rimasto niente. Direi che possiamo andare nella sala operatoria, dai. Però aspetta, aspetta. Magari c'è qualcos'altro. No, penso non ci sia veramente niente. È lì. È laggiù. Ellie non ce l'ha fatta. Cosa? Ma come Ellie non ce l'ha fatta? Ma che vuol dire Ellie non ce l'ha fatta? Come mai tutta questa gente? Devo fare un'altra carneficina per caso? Oh merda. Tostissimo. Dove minchia passo? Io che pensavo tranquillo e beato. Vabbè, sono arrivato. Invece niente.
cazzo sono 7? Dove cazzo vado? Anche perché? Cioè, farli fuori tutti da solo? Una bella challenge, eh? Ne sta venendo uno da là. Ok. Forse questa è la via più semplice, però devi essere svelto. Come il sapone. Devi essere svelto. Ok. Porca troia. Veloce, veloce. Che non sei Mister Velocità, ho capito, però... Due sono stati fatti fuori, non lamentatevi. 3 3 6. Erano 8 allora. Zarola. Dai che penso che sia l'ultimo sforzo questo. Però se non si spostano quelli, la vedo molto dura. E ho una molotov sola. Però ne posso creare un'altra, aspetta. Meglio di nulla. Potessi solo passare di lì. Vorrei aver fatto una cazzata. Davvero. Dividetevi. Non vorrei. Contrabbandiere. Merda. Cura. Ci metto una vita a selezionarlo però. Eh no, sei arrivato in ritardo, zio. Va bene, cioè, molto meglio del previsto. Molto meglio di come pensavo andasse. Quindi va bene. Due ne sono rimasti? Beh, non male. Non lasciarlo scappare. Lui è laggiù. È andato. Continuiamo a cercare. Uno di qua. E uno laggiù. Quello non c'è. Invece sono qui, coglione. Andata meglio di quel che pensassi, giuro. Ok, dai, uno solo.
fuori. Tutti morti? Credo di sì. Oh, mi lascia anche regalino. Che gentile, ma sono al massimo, grazie. Sarebbe stato bello, dopo aver fatto fuori loro, andare silenziosamente qui. Però vabbè. Vabbè, tanto ormai... Coltello? No. Grazie che per una volta non devo usare il coltello. Kit. Registration? Ehi, Anna. È da un po' di tempo non parliamo. Sì, vabbè, è lunghissimo, dura una vita e mezzo. Va bene così. Vero? Ok, è lì che la stanno operando. Cristo santo. Dottore! Cosa ci fai qui dentro? Non te la lascerò prendere. È il nostro futuro. Pensa. Schifoso animale! Ops. Dritto alla testa. Corri. Più che puoi. Joel, vai. Vai, Joel. Corri. Dai, che il peggio è andato. Da che parte? Non vai da nessuna parte. Sicuro? È tutto ok. Per fare cosa? Dai che c'è l'ascensore, dai. Siamo in fondo. Ci siamo. Dai, fermo. È finita, ragazzi. È finita. Una delle storie più belle che abbia mai giocato. Giuro. Queste due persone che all'inizio non avevano niente a che fare l'una con l'altra. C'è Joel che doveva fare questo. Consegnarla alle luci e basta. Darla a Tommy. Quanto ci vorrà prima che Ma alla fine l'amore che è cresciuto tra loro due ha vinto. Non sta a te deciderlo. È quello che vorrebbe lei. Joel ha provato a negarlo. Però alla fine io volevo molto bene a questa ragazzina. Soprattutto dopo tutto quello che hanno dovuto affrontare e passare insieme. E siamo arrivati qui alla fine. Come dissi qualche capitolo fa, amor vincit omnia. L'amore vince tutto. E in questo caso l'amore ha vinto. Perché lei ha perso tutti. Lui ha perso la figlia. Lui ha perso Tess, che comunque forse non sapremo mai che tipo di rapporto avessero loro due. Però comunque è proprio The Last of Us, cioè l'ultimo di noi. Siamo rimasti soli, un po' tipo I Am Legend, però con una pandemia in corso. E queste due persone, che è successo? Sono gli unici che non erano cattivi, che non volevano fare del male a nessuno. Solo proteggersi a vicenda. E Joel non è un criminale affatto. A quanto pare c'è un sacco di gente come te, Ellie. E qua mentisce. A dozzini addirittura. Non lo dire. Non è servito proprio a niente. Hanno anche
hanno smesso di cercare una cura. Torniamo a casa. Mi spiace. Le luci hanno perso. Però forse non hanno perso del tutto. Aspetta. Lasciami. Stai zitta. Ti prego. La inseguiresti. Oddio. Questa non me l'aspettavo però. Ed eccoci qua, all'epilogo.